Gentili convenuti, purtroppo una sfortunata del tutto inattesa contingenza personale mi impedisce di presenziare a questa giornata, chiusura ideale di un ciclo di esperienze di porte aperte sul web e auspicabile punto di partenza per nuove dinamiche culturali e progettuali della comunità. Ringrazio in primo luogo il dottor Agostino Mieli, dirigente scolastico dell'Istituto Ospite, come sempre disponibile e attento con tutto il suo staff alle esigenze di questa giornata. Saluto gli illustri relatori in presenza e a distanza, senza il cui contributo nelle comunicazioni mattutine e nei seminari pomeridiani, il programma culturale e professionale della giornata non avrebbe potuto realizzarsi. Un ringraziamento particolare al dottor Alberto Addizione e al professor Paolo Mauri per il contributo nella progettazione e organizzazione della giornata e per la consueta e impeccabile competenza nella discussione dei temi oggi all'ordine del giorno. Nell'attuale fase di riorganizzazione degli uffici scolastici regionali, USR Lombardia ha cessato di disporre di un ufficio dedicato alla gestione della comunicazione e con ciò anche di una titolarità evidente delle specifiche tematiche didattiche e gestionali a quest'ultima connesse. La nuova configurazione della comunicazione come servizio della divisione affari generali potrebbe pertanto dare l'impressione della chiusura della partita sulla comunicazione come dimensione centrale per la riflessione didattica e pedagogica e per la gestione amministrativa. In realtà, mentre appare congruo sulla base dell'evoluzione normativa che comunicazione nuovi media, trasparenza e siti web, procedimenti amministrativi e dematerializzazione debbano ormai coniugarsi ordinariamente nella vita di tutte le pubbliche amministrazioni, rimango convinto, dall'osservazione della dirigenza tecnica, che le questioni fondamentali inerenti alla piena attivazione di una didattica congrua ai principi di accessibilità debbano essere ancora considerate prioritarie. Le crescenti esigenze di formazione a distanza, si pensa all'istruzione degli adulti, richiedono la valorizzazione degli ambienti ipermediatici non solo come spazi dell'intrattenimento e del consumo, ma come spazi dell'apprendimento. Le esigenze di scrittura e lettura per il web e per l'insieme di questi ambienti richiedono a loro volta il ripensamento degli equilibri tra immagine e testo, tra esemplificazione virtuale e pratica hands-on, tra personalizzazione della scrittura e congruità alle logiche di comunicazione degli strumenti. Gli stessi spazi dell'azione didattica, le pratiche dei lavori cooperativi o di gruppo, le forme dell'interazione tra gli studenti sono in fase di trasformazione, in modo tale che sempre più diventa difficile immaginare il sito web delle scuole come coordinata centrale dell'organizzazione tecnico-didattica e punto di riferimento della socializzazione tra docenti, famiglie e studenti ai fini dell'apprendimento. A porte aperte sul web, in via di importante trasformazione, vedremo poi a fine mattinata, per un consolidamento definitivo come realtà di rilevanza nazionale assoluta, auguro di saper proseguire nella propria pratica ed evoluzione l'analisi già avviata in questa serie di problemi, con lo stesso successo che mosse molti anni or sono con risultati encomiabili, la riflessione sull'inclusione e sulla facilitazione. E sarebbe slogan troppo estremo, forse anche improprio, affermare che la comunicazione alternativa aumentativa non sia oggi più soltanto una misura per ovviare specifici bisogni di singole situazioni patologiche, ma la futura forma standard di intensificazione della comunicazione per ovviare le situazioni di blocco e di insuccesso dell'apprendimento. Senza voler pertanto estremizzare questo concetto, rimane importante sottolineare le potenzialità enormi delle pratiche simboliche, grafico-visuali e sonore nella facilitazione dell'apprendimento e la necessità del loro sviluppo in forma accessibile e pedagogicamente controllata. Questo costituisce uno dei canali di ricerca del docente dei prossimi anni, ciò a tutti i livelli del percorso di apprendimento. Mentre può essere comunque che queste considerazioni non convincano o non si raccordino con l'esperienza concreta della comunità di pratica, chiudo auspicando che Porte Aperte sul Web cresca e si sviluppi nella duplicità delle sue dimensioni. Filiera di pensiero progettuale,
e soluzioni tecniche in-house per le problematiche della gestione amministrativa. Ma ancora, e con altrettanta forza, spazio di riflessione pedagogica e di scambio delle tecniche referenti, potenziamento della comunicazione e della mediazione didattica. Auguro a tutti presenti una proficua giornata di lavoro. Franco Gallo. Franco Gallo, che ringraziamo veramente molto per queste parole, perché tracciano alcune linee che sono proprie del nostro modo di agire. Io dico nostro, so che ci sono molte scuole che ci conoscono, che hanno già tracciato un percorso insieme con noi, chi da 12 anni a questa parte, che magari si è aggiunto recentemente, e ci sono anche scuole nuove. Sono presenti in sala una vasta rappresentanza di dirigenti, di direttori dei servizi generali amministrativi, di personale amministrativo, di docenti, che sono la maggioritaria, ma sono maggioritari, e i docenti sono spesso il perno dell'azione delle scuole. A volte non è che li dimentichiamo, ma dobbiamo sempre ricordarcelo: laddove c'è docente, perché c'è uno studente, perché c'è un bisogno e perché c'è una realizzazione concreta. Poi le altre figure stiamo cercando di essere a supporto di quello che i docenti invece realizzano nella loro pratica quotidiana, e naturalmente anche quando ci capita di avere dei direttori generali come Mario, generale che è troppo forse, come Mario, come la mia DSGA, come tanti altri presenti, beh, allora si va molto, molto più semplicemente sul liscio, perché abbiamo una strada tracciata, perché abbiamo chi si occupa per noi. Io quest'anno provo a fare dirigente, ma dentro rimango docente, lo dico sempre, beh, abbiamo bisogno di avere loro con noi, perché loro sono gli esperti del settore e noi non lo siamo, non abbiamo questa formazione. Bene, scusate questo slogan, questa piccola inciso per dire che con Gallo ci segna questi elementi importanti: centralità del sito web come comunicazione, non esclusività di concepire il sito web nel suo versante amministrativo, ma anche sito web patrimonio di scuola, elemento di appartenenza della scuola, spazio didattico da mantenere vivo, e sito web, dice Franco Gallo, in-house, fatto da noi. Ci ritorneremo su questo nelle relazioni di alcuni presenti e poi nella mia finale. Adesso iniziamo la prima vera parte, no? Con tre interventi di tre grandi esperti. Iniziamo con Roberto Scano, che è una conoscenza ormai abituale. Ringraziamo, abbiamo conosciuto come presidente di UA Italy, ma poi il rapporto si è consolidato perché è diventato non soltanto un amico di Porte Aperte sul web, talmente amico che ancora prima che noi facessimo una giornata aperta mi scrive: allora Alberto, quando è che c'è una giornata aperta che io voglio venire? Perché malgrado abbia grandissimi impegni, no, sempre di più, uno spazio per noi lo lascia sempre, e di questo gli siamo profondamente grati. Bene, grazie. Io ringrazio come sempre Alberto e chi organizza l'evento, perché è un piacere venire da voi. Vi fischieranno spesso le orecchie, perché in qualsiasi attività che faccio, e Alberto lo sa benissimo, in tutte le pubbliche amministrazioni dove mi tocca quotidianamente scontrarmi, cito proprio Porte Aperte sul web come un esempio in cui la PA che lavora c'è, esiste e lavora bene. Quindi spesso si parla molto male della pubblica amministrazione, voi siete un esempio della PA che lavora, della PA che innova, della PA che vuole crescere con il personale interno alla PA, senza esternalizzare il tutto. Il titolo del mio intervento è leggermente diverso da quello che abbiamo concordato con Alberto, e qui mi fustigherò da solo per questa scelta, perché volevo fare un passo un po' avanti riguardo all'accessibilità, che citerò comunque, perché l'accessibilità, oramai sono passati parecchi anni dalla legge, la legge alla 4 del 2004, l'accessibilità, ciò che stiamo dicendo in giro anche con colleghi che si occupano del settore, deve essere oramai un principio di sviluppo di base. È inutile che continuiamo a pensare all'accessibilità come qualcosa che deve essere una verifica da fare a fine lavoro. Vanno sviluppati documenti, siti, contenuti, applicazioni accessibili sin dall'inizio. Applicazioni per farlo ne esistono sempre di più, basta acquisirne competenza.
Quello di cui voglio parlarvi è un problema che invece riscontro spesso girando per le amministrazioni pubbliche di qualsiasi genere. Tra l'altro adesso ho la fortuna sfortuna di abitare praticamente all'AGID, Agenzia Italia Digitale, dove mi sto occupando proprio del tema delle competenze digitali in ambito specialistico. Uno dei problemi più grossi che si è notato è la mancanza di competenze digitali. È questa che sta di fatto fermando l'innovazione digitale in amministrazione pubblica e anche in ambito scolastico. Qual è il problema di base? Un anno fa esatto, l'agenzia del governo presentava le linee guida di quello che doveva essere il programma nazionale delle competenze digitali, in cui tra l'altro era stato inserito anche il mondo scolastico. Linee guida per diversi settori, per alfabetizzare i cittadini, quindi diverse modalità per aiutarvi a crescere, perché il problema di base qual è? In ambito formativo il digitale non può essere visto oggi come una materia a sé stante, cioè non possiamo arrivare a pretendere che la scuola faccia l'ora di digitale. Il digitale deve essere integrato in ogni attività formativa perché fa parte del mondo reale. Come dicevo ieri a Forum PA ad un convegno, facendo il classico paragone di Star Trek, il digitale è un po' come il popolo dei Borg. Sarete assimilati, cioè che voi vogliate o meno, verrete assimilati dal digitale, anche in ambito scolastico. Spesso ve lo impongono soltanto con strumentazione tipo hardware, dalla LIM in poi, la LIM che mi piace sempre porre come esempio, che di LIM spesso si usa solamente la lettera L, la lavagna. Tutto il resto viene lasciato alla libera iniziativa e volontà del docente. C'è un altro problema. Spesso si dice il digitale fa paura. Il digitale rovina rapporto docente-studente, rapporto cittadino-amministrazione. Non è vero, isola assolutamente. Il digitale isola le persone, taglia la comunicazione. Non è vero, perché gira parecchio, da parecchio tempo una foto come questa, non so se l'avete mai vista, dei signori in treno che leggono il giornale, non si parlano tra di loro, quindi il problema non è la tecnologia, non è lo strumento utilizzato, ma spesso è la mancanza di volontà delle persone di parlarsi una con l'altra. E questo è un altro esempio, sempre treno, è un po' più recente, 2013. Questa, non so se l'avete mai vista questa foto, questo signore un po' barbuto, ex sindaco della mia città, Venezia, Massimo Cacciari, che spesso vedete in televisione, adesso tra l'altro so che bazzica qua su Milano, problema a questo punto non più mio, è un problema dei milanesi, se notate quel signore sta leggendo un libro cartaceo. Davanti ci sono due signori di età molto più avanzata rispetto a Massimo Cacciari, che se vedete leggono comunque un libro ma tramite un book reader. Quindi questo, perché vi ho portato questa foto? È per sfatare il mito che la tecnologia è legata all'età. Non è vero. Non è vero che l'uso della tecnologia è legato alla fascia d'età, ma all'interesse, alla comprensione del beneficio della tecnologia stessa. E se nessuno vi educa a capire quali sono i benefici che porta la tecnologia, è chiaro che la avverserete. Perché vi ho citato tutto questo? Perché già dal 2005, e qui entriamo anche in ambito tematico della scuola, dal 2005 il CAD, Codice Amministrazione Digitale, imponeva come canale preferenziale internet per dare servizi e informazioni al cittadino. Quindi già 10 anni fa, che in ambito informatico sono tanti, una normativa diceva: cara pubblica amministrazione, internet è il canale preferenziale per erogare servizi all'utenza. Ripeto, sono passati 10 anni e ancora ad oggi si vedono difficoltà, si vedono siti di amministrazioni di diversa tipologia, compresi in ambito anche scolastico, che sono visti esclusivamente come vetrina o come obbligo di pubblicazione. Devo pubblicare l'albo perché me lo dice una legge, devo pubblicare la trasparenza perché me lo dice una legge. Non si prende l'occasione per dire: riorganizzo la comunicazione capendo che il web oramai è il canale che anche il cittadino, l'utente, utilizzerà per dialogare con l'amministrazione. A breve vi capiterà una cosa chiamata Italia Login. Non so se ne avete mai sentito parlare? Quanti di voi hanno mai sentito parlare di Italia Login? Italia Login è l'accesso unico, il login unico dato al cittadino per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Questo significa che, ad esempio, se io sono un genitore e vorrò accedere all'area riservata ai genitori del sito web di una scuola, dovrò poter accedere tramite Italia Login. E qui ci sarà necessità di sviluppare poi tutti i vari plugin per Drupal, WordPress e via dicendo.
perché si sta finalmente capendo che l'amministrazione non è più qualcosa di isolato, non devo più profilarmi per ogni singola realtà, devo poter dare i miei dati tramite l'anagrafe unica e poi da quella il singolo soggetto, la singola amministrazione che ha bisogno di mie informazioni per riconoscermi, verifica chi sono, mi riconosce ed accede. Qual è anche l'altro problema che abbiamo? Abbiamo il problema che di fatto vi hanno trasferito a lavorare nel web, oggi come oggi. Chiunque lavora in un sito web scolastico è di fatto diventato un esperto di web, perché deve saper produrre i documenti, generare i documenti, caricarli online, gestire la pubblicazione, affissione e defissione, è diventato un esperto di pubblicazioni web. Qual è il problema? Il problema è che spesso viene centrato tutto su unici soggetti, un'unica persona deve far tutto, perché non ci sono risorse. Viene scelto, viene estratto spesso il soggetto che ha maggiori competenze o che dichiara di avere maggiori competenze e che deve seguire tutto. Il punto qual è? Che nel mondo, cioè nel mercato reale, questo soggetto non esiste più. Cioè ciò che adesso in molte amministrazioni si sta cercando di portare avanti, anche in ambito scolastico, perché ripeto, le risorse umane sono poche, c'è il soggetto che deve saper far tutto, purtroppo non ci può essere un soggetto che ha le competenze su tutto. Non potete avere l'esperto di sviluppo web che sa anche moltissimo di sicurezza, archiviazione documentale e via dicendo. Perché ricordatevi che chi dice di saper far tutto, spesso sa fare un po' tutto, ma non sa far bene, bene, nulla. Il punto quindi qual è? Andrebbe giocato di squadra. Se vedete, mi piacciono molto i cartoni animati, i personaggi dei fumetti. Ho un'età più giovane di Alberto Ardizzone, me lo posso anche permettere. Sai che ogni anno te la lancio questa, quindi. E quindi competenze diverse per lavorare assieme e per migliorare. Spesso qual è il problema? Vi danno gli strumenti, acquisita degli strumenti. Spesso strumenti di cui non vi danno poi la formazione, la competenza all'uso. E qui se vedete c'è un bellissimo esempio di una montagna di scale che la persona vuole passare al di là, vuole vedere al di là del muro e non comprende che anziché fare la montagna di scale basta prenderne una, metterla sul muro e visionare. Un altro problema è questo, la corsa al ribasso. Prendo il prodotto che costa meno perché sicuramente è quello migliore, prendo il consulente che costa meno perché sicuramente comunque mi va bene. Il problema è che può andare bene spesso, non è detto che vada sempre bene. Io non vorrei essere il tatuatore di questo energumeno che si aspettava un Pegaso bello alare e via dicendo, si trova una sorta di porcellino con le ali sulla schiena. Il problema però qual è? Che questo signore quando si specchierà vedrà il pessimo risultato. Ma quando voi comprate qualcosa e non avete le competenze per valutarlo, quando è che vi accorgete che non va? Quando si blocca. Il problema cos'è? Quando cominciate poi a caricare dati, informazioni su prodotti di terze parti e via dicendo, e vi bloccate e non avete poi un supporto costante, non avete una figura interna e o una figura consulenziale che vi dà una mano, cosa fate? Penso che poi anche Barini parlerà di queste tematiche sulla gestione documentale e via dicendo, cioè servono comunque competenze. Dov'è che stiamo andando quindi su tutta la parte competenze? Vi faccio un accenno di ciò che vi capiterà dai prossimi 6 mesi ai prossimi, spero, n anni. Allora, sull'accessibilità, visto che Ardizzone ci tiene sempre che parliamo della tematica dell'accessibilità, sull'accessibilità qual è la novità rispetto all'anno scorso? La novità essenzialmente è che, devo aver fatto un po' di casino, scusatemi con le slide, è che AGID, Agenzia Italia Digitale, ha potenziato il team di persone che seguono l'accessibilità. Dal mese di settembre dello scorso anno siamo in 4. Io e Fabrizio Caccavello siamo passati recentemente all'area standard infrastrutture e regole tecniche, quindi scriveremo norme tecniche legate al tema dell'accessibilità. E altri 2 colleghi, Alessio Mantegna e Domenico Natale, sono quelli che fanno il monitoraggio, quelli per cui se arrivano segnalazioni sono loro che fanno le verifiche, sono loro che poi contattano le amministrazioni inadempienti, che siano ministeri, che siano scuole, via dicendo, dicendo guardate che avete 90 giorni di tempo per sistemare il sito web. Sono anche coloro che se avete qualche dubbio rompete le scatole. Qui lo dico, qui lo dico, cioè scrivete a queste persone, se vedete c'è nome e cognome, Alessio Mantegna, Domenico Natale, oppure anche Fabrizio Caccavello, anche sottoscritto, per scriverci in AGID basta scrivere nome.cognome@agid.gov.it.
Quindi se avete dubbi sul tema dell'accessibilità, prima di magari fare qualcosa o di acquistare qualcosa, scrivete un'email, siamo lì, diamo supporto a titolo gratuito. Tornando indietro, poi prometto che sistemo le slide, Alberto, è che l'ho sistemate stamattina di corso in albergo e ho fatto un po' di casino. Un'altra cosa che vi capiterà, che vi sentirete anche proporre, è questo modello, l'ECF. L'avete mai sentito? No. Anche qui, se alzate le mani, chi ha sentito l'ECF? No. Nessuno. Bene, questo lo sentirete perché probabilmente anche il MUR comincerà tra un po' a promuoverlo. L'ECF è un modello di catalogazione delle competenze digitali definito a livello europeo. In Italia, tra l'altro, abbiamo un vanto, non da poco, siamo stati i primi a fare una norma tecnica, una norma ONI, di recepimento di questo modello. Talmente vanto che siamo andati in Europa a dire: cara Europa, caro CEN, ente di normazione europeo, noi abbiamo fatto la norma, siamo stati i primi, vogliamo farla a livello europeo. Quindi che significa? Per farvi un esempio molto semplice, no, non è molto corretto, però è per semplificarvi il discorso, sapete che adesso quando fate il curriculum vitae lo fate usando il formato europeo. Ecco, questo, diciamo, è una sorta di definizione di curriculum vitae per le competenze digitali di esperti ICT. Quindi competenze digitali specifiche su cui creare il vostro profilo, la vostra mappatura. Perché vi sto dicendo questo? Perché la cosa che si sta facendo, si stanno definendo i profili di competenza professionale. Voi direte: cosa c'entra col mondo della scuola? Adesso vi faccio capire cosa c'entra. C'entra perché la definizione dei profili di competenza professionale prevede una serie di figure specifiche che sono in fase attualmente di normazione tecnica e quindi poi anche di recepimento da parte di realtà come Agit, come MUR, di chiunque si occupa di queste tematiche, profili che definiscono effettivamente bene nome della figura e quali sono i suoi compiti. Quindi finalmente si incominciano a catalogare le competenze di singole figure. Una delle cose che ho proposto all'AGID, Agenzia Italia Digitale, che vedremo se riusciamo a farla anche in collaborazione con Uninfo, di cui oggi qua tra l'altro c'è anche il presidente di Uninfo in prima fila, Mimmo Squillace, che ringrazio di essere venuto a sentirci, e una delle tematiche è di iniziare a catalogare anche le competenze digitali di chi lavora nella pubblica amministrazione per iniziare a qualificare le figure. Perché, come dicevo prima, senza identificare le competenze, senza formare il personale con particolari skill, non possiamo pretendere dai vari soggetti, tra cui l'ambito scolastico, di avere le competenze adeguate per gestire tutti questi obblighi di legge che vengono assegnati, cose che non possono essere fatte spesso internamente senza adeguata formazione. Un'altra cosa che vi capiterà, forse non molto a breve, però vediamo di riuscire nell'arco magari di 6-7 mesi quantomeno di portare avanti questa cosa qui, è questo modello che si chiama DigiComp. Questo poi segnatevelo, perché di fatto è una sorta di modello di competenze per le competenze informatiche di base. Voi probabilmente conoscete, esistono già dei prodotti commerciali, il più diffuso è le CDL, che consentono di misurare le proprie competenze. La differenza di questo è che questo non è un modello commerciale, questo è un modello definito a livello europeo. Quindi chiunque può prenderlo, utilizzarlo e svilupparci sopra attività di formazione. E poi eventualmente, se verrà fatta una norma UNI o quel che è, attività di certificazione. Quindi questo segnatevelo, perché questo probabilmente cambierà molto anche i rapporti in ambito scolastico di qualificazione sull'informatica di base. Quindi, qual è il problema che abbiamo innanzitutto? Questa è la slide che metto sempre alla fine: bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Il bicchiere è sempre pieno, come si dice sempre, vero Alberto? Perché è pieno, metà d'acqua, metà d'aria, quindi vediamola sempre in modo positivo. È chiaro che ciò che vi ho detto voi potrete dire: ma noi a scuola queste cose chissà mai quando le vedremo. Vi ripeto, non è lontanissima la cosa, perché discutendone proprio con una persona che a livello ministeriale si occupa di definire tutta la formazione in ambito MUR, ha detto non è remota la possibilità di adottare questi modelli nell'arco dei prossimi mesi. Qual è però il problema che abbiamo?
Io concludo spesso con questa slide, non so se avete mai visto il film Una notte da leoni. C'erano quattro personaggi nel film, ognuno aveva dei ruoli diversi. In questa slide di fatto vi fa capire come spesso lavorano i team. C'è il primo personaggio a sinistra che fa il 99% del lavoro, quello nel mezzo non ha la più pallida idea di cosa stia facendo per tutto il tempo, c'è quell'altro che dice che aiuterà ma non fa niente, e poi c'è quello che scompare all'inizio e non si fa più vedere se non alla fine. Questo purtroppo è ciò che capita spesso nei team di lavoro, ciò che non dovrebbe capitare se effettivamente vengono definite le competenze, le conoscenze da avere ogni singola figura, perché definire conoscenze e competenze dà da una parte la possibilità al soggetto di qualificarsi, di crescere e di acquisire nuove competenze, e dall'altra dà la possibilità a tutti voi di identificare eventualmente chi sbaglia, e quindi chi sbaglia deve pagare. Io ho terminato, grazie.